Il risultato perfetto, 0-0, in realtà una partita non proprio da tramandare ai posteri, anzi brutta e noiosa. Da una parte la rinuncia a giocare del Monte Giorgio, dall'altra l'incapacità del Pineto di trovare le giuste contrarie. In mezzo due rigori, male Tomassini, benissimo invece Sciba che a 15 dal termine compie la prodezza su Marchionni. I due tecnici Daniele Amaulo e Massimo Paci. Pronti via quattro giocatori diversi rispetto all'11 che ha disputato una grande partita a Cesena. C'è un motivo in particolare? Per me sarebbe stato facile mettere in campo la stessa formazione vincente a Cesena, però ho ritenuto opportuno cambiare qualcosino perché servivano giocatori con caratteristiche diverse. Anche in funzione degli avversari. In funzione ecco, delle problematiche ci poteva creare una squadra solida, organizzata. In sintesi la scelta di schierare subito Tomassini e Cruz per andare a fare, tra virgolette, come si dice in gergo, la guerra. Con una squadra molto chiusa. Con una difesa così solida, con giocatori così prestanti, avevamo bisogno di due attaccanti sicuramente di peso. E poi dopo questo lascio il tempo che trova a parlare poi a fine della partita, perché se noi avessimo fatto 0-0 e in campo sarebbe sceso soltanto un attaccante, e adesso forse mi sarebbe chiesto come mai abbiamo giocato con una punta. Quindi purtroppo il calcio è questo, e il mio pensiero iniziale era di mettere attaccanti di questo tipo. Purtroppo non è andata come pensavo, però abbiamo avuto diverse occasioni di poterlo fare, quindi come ripeto, per quello che abbiamo fatto sicuramente sono soddisfatto della prestazione. Un Monte Giorgio pratico, concreto, forse un po' troppo remissivo nel primo tempo. Ma no, remissivo no. Il discorso è che il Pineto, una squadra di grande spessore, chiudeva bene gli spazi e riusciva con il possesso palla a tenerci chiusi nel nostro centrocampo. Siamo ripartiti un paio di volte il primo tempo, ma devo dire che il primo tempo è stato un primo tempo chiuso in cui noi ci siamo difesi e loro avevano il possesso della palla, anche se poi grandi tiri in porta non ne hanno fatti il Pineto, non ricordo grandi parate del mio portiere. Il secondo tempo la partita è cambiata, il Pineto ha provato a vincere la partita e noi in contropiede potevamo far gol. 4-2-3-1, Camplone oggi impalpabile sulla tre quarti, Esposito e Tomassini esterni, Cruz riferimento centrale, per contro il 4-3-3 molto più virtuale che reale, disegnato da Paci con Calamita, un terzino schierato esterno alto nel tridente completato dall'ex Mariani e da Marchionni. La cronaca è scarna al settimo da Tomassini a Marianeschi che conclude centralmente. Al 28esimo lo stesso centrocampista riceve da Esposito sterzata su Ghiani, ma tiro troppo strozzato, sfera al lato. Amaulo ridisegna la squadra, 4-3-1-2, Esposito trequartista a ridosso del tandem Tomassini-Cruz. Ripresa più vivace in area ospite, presunto contatto Mazzei-Ghiani, rigore assai generoso accordato al Pineto, una opportunità colossale, Tomassini calcia male, Menegatti respinge. Subito dopo, dal limite, ottima chance sempre per Tomassini che spedisce alto. Marini per Pietrantonio, Fratangelo rileva, uno spento Camplone, 4-3-3, Cruz terminale. L'ex Teramo dà più vivacità a Terrenzio al 26esimo, respinge provvidenzialmente la sua conclusione. Due minuti più tardi, ancora in evidenza Fratangelo con questo spunto destro però sull'esterno, versante opposto, tiro velenoso di Marchionni, attento Sciba sul corner battuto dall'ex Mariani. Terrenzio, il migliore tra gli ospiti, gira di testa, la palla attraversa con più di un brivido l'area piccola. Minuto 33, Marini in ritardo su Albanesi, rigore ineccepibile. Sul dischetto Marchionni, strepitoso Sciba che riverdisce così la fama di para rigori come già accaduto più volte nel Giulianova. Sospiro di sollievo ma anche un sussulto al match. 36esimo, occasione per Cruz, diagonale di un niente al lato. Finisce dunque 0-0, il Pineto rallenta sì, ma paradossalmente guadagna un punto su Francavilla e Notaresco. Il dato però è chiaro, 25 punti in casa, dove il Pineto fa oggettivamente più fatica, ben 28 in trasferta. Comunque, malgrado 0-0, ha guadagnato un punto su Francavilla e Notaresco il Pineto. Ma non è il momento di guardare la classifica, ogni partita ci sono in punti pesanti in palio. Ne mancano 5, tutto si potrebbe decidere all'ultimo anche per uno scontro diretto o per un punto. Massimo Paci è stato un grande calciatore di Serie A, ma che partita ha fatto oggi Terrenzio nel ruolo che è stato di Massimo Paci?
Beh, oggi Francesco ha fatto una partita eccellente, in chiusura su tutti gli spazi, ha accorciato sempre bene la prima palla, ha diretto la difesa insieme a Biasiol e ha avuto quella personalità che a noi ha dato tanto fino ad oggi.